mondo, oggi sono tornata con un nuovo video e questo sarà il video tutto sul piercing alla lingua. Tutto quello che c'è da sapere sul piercing alla lingua lo troverete in questo video. Vi darò consigli, modalità di guarigione, tutto. In più, se avete altre domande ovviamente scrivetemele nei commenti, io risponderò come sempre a tutti i commenti e cercherò di rispondere anche a tutte le vostre domande. Piccola premessa, io non sono una tatuatrice, ho solo fatto la mia esperienza per quanto riguarda il piercing alla lingua. Posso darvi qualche consiglio, mi sono informata bene prima di fare questo video e mi sono informata molto bene anche prima di fare il piercing. E in più, prima di fare questo video mi sono rinformata perché io ho fatto il piercing alla lingua ormai 6 anni fa, quindi è veramente da tantissimo che ce l'ho. E appunto, visto che sotto alcuni video ogni tanto sbucava la domanda: ma fa male il piercing alla lingua? Ma com'è? Ma che consigli mi dai? E di qua e di là. Quindi ho deciso di fare un video solo piercing alla lingua. Prima di tutto, cosa importantissima da sapere sul piercing alla lingua, cosa assolutamente importante, è fatevelo fare da un esperto, da un tatuatore o da un piercinger, ma fatevelo fare in negozio con un ago super sterile e tutto, ma da un esperto. Non provate a farlo voi, assolutamente non provate ad andare in casa dal piercinger tuo amico che te lo fa. No, assolutamente, perché la lingua è molto delicata, rischiate di creare emorragie che non si fermano e rischiate di bloccare e rimanere paralizzati se beccate un nervo. Appunto, parlando di nervi, l'esperto vi dirà se la vostra lingua è adatta o non è adatta a un piercing. Potete partire convinti come volete, quanto vi pare e tutto, ma se la vostra lingua non è adatta a questo piercing, non potete farlo perché appunto rischiate appunto emorragie, rischiate che vi si becchi il nervo. Appunto, il tatuatore o il piercinger vi esaminerà la lingua con una torcia, appunto ve la alzerà, vi vedrà dove sono i nervi, dove sono tutte le cose appunto del caso. La lingua, so anche che non deve essere troppo piccola e appunto non deve essere troppo nervosa, perché sennò non riesce a bucare, perché appunto passando da sotto il mio passa in mezzo ai due nervetti che ci sono, anche il frenulo tipo c'entra in questa analisi, appunto per quello che vi dico di non farlo da soli e di andare da un esperto, perché lui sa precisamente dove bucare. Dopo che vi ha esaminato la lingua e tutto, può procedere appunto a bucarvela. Come procede? Vi segna un punto preciso sia sopra la lingua che sotto, vi prende una specie di forbicina che appunto usano loro, con alla fine l'estremità un cerchietto sia sopra che sotto, così lui vede perfettamente dove ha fatto i due puntini e appunto la lingua è fermissima, perché appunto quella zona è super super ferma, ma in generale tutte le zone che stanno lì sono super ferme. Poi prende un ago cannula o un ago monouso, comunque un ago super sterile, mi raccomando fatevelo aprire davanti agli occhi, mi raccomando. Quindi con un colpo secco perfora la lingua, voi non sentite niente assolutamente, sentite un attimino quando entra la punta dell'ago, ma poi è talmente tutto così veloce che se chiudete gli occhi e li riaprite avete già questo ago che vi passa in mezzo alla lingua senza che ve ne accorgiate. Se è un ago cannula, sfila l'ago all'interno, taglia la cannuccia e infila il piercing, che è la cosa più appunto più semplice, diciamo, con l'ago cannula. Se no l'ago monouso è un po' più difficile, perché nel mentre che vi sfila l'ago vi mette il piercing, quindi è un pochettino più doloroso. Può essere equiparabile a quando vi mordete la lingua, è molto simile il dolore. Il primo piercing che vi metteranno è questo qua, un pochettino più lungo, perché appunto la lingua deve gonfiarsi, avete introdotto un corpo estraneo e quindi il vostro corpo deve abituarsi. Ovviamente di metallo chirurgico, niente plastica per almeno 5-6 settimane. E sì, sembra bello grande, ma vi giuro che la lingua diventerà grande così. Ovviamente se ci sono complicazioni quando si gonfia la lingua, cioè o vedete pus, vedete cose che escono dal buco, oppure anche solo la lingua si gonfia troppo rispetto al piercing, perché il piercing dovrebbe essere ad altezza perfetta per far gonfiare la lingua. Se si gonfia di più e ingloba il piercing, c'è qualcosa che non va. Quindi rivolgetevi al tatuatore, rivolgetevi a un esperto che possa appunto consigliarvi. Dopo 10 giorni il tatuatore vi dirà di ripassare, che vi cambierà appunto il piercing, perché quello lì lungo è molto molto fastidioso quando si sgonfia la lingua. Vi metterà una misura diversa, sempre di acciaio chirurgico. Questa qua è la misura media, che è quella che indosso sempre, perché si riesce a giocare, non è troppo fastidiosa e non è attaccatissima alla lingua. E questa qua invece è la misura piccolina, che è proprio le due palline sono attaccatissime alla lingua, non
riuscite molto bene a giocarci, però in compenso non vi dà fastidio quando mangiate. Diciamo che queste qua sono le tre misure standard di lunghezza dei piercing. Quella lunga è appunto per la fase iniziale. Se vi piace anche per il dopo, ovviamente potete tenerla. L'unica cosa è che a me dà molto fastidio, perché praticamente la stina non è dritta ma è leggermente inclinata, quindi praticamente mi arriva la pallina sotto il palato in fondo e mi dà molto fastidio. Poi se mangiate state attenti, perché la pallina va sotto i denti, ma anche la mia sinceramente, anche quella media, ogni tanto magari mangiate straconvinti, morsicate la pallina e lì i denti fanno molto molto male. Se non volete mangiare la pallina, utilizzate appunto quello piccolo. Se invece volete giocare, io vi consiglio il secondo perché è ottimo. A regione del piercing, appunto, appena fatto il piercing vi sentirete una sensazione molto molto strana, perché avrete la lingua che pulsa ma a manetta, perché ovviamente avete introdotto appunto un corpo nuovo. All'inizio non è che si gonfia all'istante, cioè fate il piercing si gonfia, a me è successo dopo un'oretta e mezza. Piano piano la lingua si è iniziata a gonfiare e appunto è rimasta gonfia. La lingua gonfia deve durare massimo 10 giorni, se supera i 10 giorni non è normale appunto, quindi anche lì dovete andarvi a farvi vedere. Ad esempio nel mio caso è durata 3 giorni, la lingua proprio gonfia gonfia, poi piano piano si sgonfiava e appunto al 10° giorno non c'era più niente. Però appunto il periodo diciamo molto 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 delicato in cui la lingua si assesta un pochettino sono 5-6 settimane. Voi in quelle 5-6 settimane dovete stare molto molto attenti. Infatti il tatuatore vi consiglierà assolutamente di utilizzare, di fare gli sciacqui con un colluttorio assolutamente senza alcol, perché poi brucia da morire. Mi raccomando, non mangiate salato, piccante o acido, perché assolutamente è una cosa da evitare, almeno per 5 settimane, finché la lingua appunto non si assesta. Non fumate, io fortunatamente l'ho fatto e in quel periodo non fumavo, e per fortuna, perché per 5 settimane minimo non dovete fumare, e evitate appunto l'uso di alcolici anche. Difficile appunto dare una linea guida per tutti, perché c'è chi fuma il giorno dopo, c'è chi beve, c'è chi mangia piccante, mangia salato e non sente niente. Questo diciamo che un po' dipende da voi, da come reagisce il vostro corpo. L'ideale sarebbe evitare tutte queste cose. Appunto, la prima fase di guarigione sono queste 5-6 settimane, ma per la guarigione completa dovrete aspettare 6 mesi. Come sopravvivo i primi giorni con la lingua gonfia, se appunto non riesco a mangiare? Perché alcuni riescono a mangiare benissimo, io ad esempio non riuscivo, riuscivo molto bene a masticare, ma avendo la lingua gonfia non riuscivo a deglutire, quindi era inutile. E appunto sono andata avanti a frullati di frutta che mi facevo, con un bel po' di ghiaccio, belli freschi, tutto fresco, qualche volta il gelato, ho mangiato il tiramisù di mia nonna, poi appunto io al terzo giorno già mangiavo la pizza. Non è come tutti pensano che dura 10 giorni, un mese questa lingua gonfia, cioè a me al terzo giorno ad esempio stava già calando e riuscivo benissimo a deglutire. Super consiglio che posso darvi è: quando sentite la lingua che pulsa vi dà un fastidio terribile, appunto, o bevete tantissimo dell'acqua fredda o una bibita freddissima, cioè molto molto fredda, in modo da anestetizzare la lingua, oppure prendete del ghiaccio e lo mangiate. Io ero in giro a febbraio con la neve fuori a mangiare ghiaccio, era l'unica cosa che mi alleviava, soprattutto la sera, perché lo sentite molto di più la sera e stavo bene. Quindi io vi consiglio questa cosa, anche perché così facendo la sgonfiate anche prima, perché io credo che sia dovuto anche a questo il fattore che mi sia sgonfiata in 3 giorni. Ovviamente per le prime settimane la nostra bocca sarà più diciamo propensa ad essere infetta, perché appunto c'è una ferita aperta, quindi evitate di baciare altre persone. Già i vostri anticorpi stanno combattendo contro questo, se poi ci si mette un fattore esterno non finiamo più. Altro consiglio molto molto utile che vi do: ogni tanto quando vi viene in mente appunto, ricordatevi di chiudere bene le palline. Ogni tanto quelle di plastica soprattutto si crepano, si rompono, e sapete quante palline ho perso, quante palline mi si sono rotte in giro. L'unica cosa è che la lingua si richiude in tempo record, quindi voi in 2 ore circa non avrete più il buco appunto, e riaprirlo
farà male. Quindi io vi consiglio di andare sempre in giro con un piercing in una bustina sterile o comunque già disinfettato, comunque ogni tanto di toglierlo e disinfettarlo, in una cosa che sapete che portate in giro tutti i giorni, tipo il portafoglio, quelle cose lì, lo mettete in una bustina disinfettata e tutto il resto ogni tanto lo togliete, lo ripulite, lo rimettete lì. Insomma, portatevi un ricambio, perché se siete in giro, a me è successo più di una volta che stavo mangiando, mi si è rotta la pallina, ho dovuto cambiarla e appunto mettere quella di scorta. Vi dico una cosa, c'è il rischio che ingoiate la pallina del piercing, perché appunto si può svitare. Io una mattina mi sono svegliata che non avevo la pallina e molto probabilmente l'ho ingoiata di notte. È come ingoiare un dente, cioè non ve ne accorgete neanche. Ora parliamo dei costi. Diciamo che un piercing alla lingua può variare da una sessantina di euro, cinquantina, sessantina, fino a 100 euro. Ovviamente secondo me 100 euro è una ladrata, perché 50 euro per un piercing vanno più che bene, perché comunque un ago non costa così tanto, ok, che tu sei esperto e studiato e tutto, però per un piercing che mi fai un buco di un minuto, 50 euro secondo me sono già anche fin troppo. Mentre il prezzo per le palline e per le astine eccetera possono variare appunto dai 5-10 euro massimo. La prima cosa che le persone chiedono quando vedono che hai un piercing alla lingua è: ma non ti dà fastidio a mangiare? E no, assolutamente non dà fastidio a mangiare, anche perché non lo sentite. Sentite un leggero, diciamo una leggera lisciatura, appunto sentite la pallina sul palato quando parlate, ma non ve ne accorgete. Cioè io ogni tanto mi guardo allo specchio e mi chiedo: ma ce l'ho ancora il piercing alla lingua? Perché siete talmente abituati dopo un po' che non ve ne accorgete. Anche deglutire, anche a baciare, non dà fastidio il piercing. Anzi, vi dirò di più, secondo me il piercing alla lingua è uno dei piercing più belli, e se lo sai portare anche più sensuali che ci può essere. Non mi piacciono i ragazzi, ragazzi in generale, che hanno il piercing alla lingua e lo vogliono fare assolutamente vedere, quindi che ci mettono lì a giocare con la lingua che sembrano dei cagnolini spastici. Infatti io quando ci gioco appunto con la bocca chiusa, non mi si vede quasi mai giocare con il piercing. Però assolutamente quando sono nervosa è la cosa più antistress che può esserci. Dire magari non lo faccio perché dopo si vede sempre, dopo mi dà fastidio che magari gli altri pensano che io sono così, sono cosa. No, perché se sei capace di portare il piercing alla lingua è veramente tranquillissimo. Per quello che all'inizio ho detto, che il piercing alla lingua non è per tutti, perché non tutte le lingue sono adatte e non tutte le persone secondo me sanno portarlo. Se vedete questo video per favore e volete farvi un piercing alla lingua e ve lo lasciano fare perché avete la lingua adatta, per favore sappiate portarlo bene. Usatelo molto come antistress, come anche come uno strumento di provocazione verso gli altri, ma quando volete provocare una sola persona, non quando volete farvi solo vedere. Quando parlate anche chiudete un po' di più la bocca, che c'è quel vedo non vedo che secondo me è molto più bello di un vedo ampiamente cosa c'hai in bocca e ti vedo le tonsille praticamente. Io sono a vostra completissima disposizione, nei commenti scrivetemi tutti i vostri dubbi, io cercherò appunto di rispondervi, di magari informarmi, magari se è una domanda particolare vado anche dal mio tatuatore a chiederla, cioè non è un problema per quello. Quindi mi raccomando, scrivete tutti i dubbi che avete, mi raccomando, se siete nel limbo di farlo o non farlo, fatelo, perché è un piercing bellissimo e ne vale la pena. Quindi io spero di aver fatto un video completo dove c'è tutto quello che dovete sapere. Se vi è piaciuto il video e se vi è stato utile, aspetto anche il vostro pollicione in su e la vostra iscrizione per non perdere i prossimi video. In info box trovate tutti i miei social network dove potete cercarmi con Giorgia Makeup, oppure direttamente il link in descrizione. Io vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione, vi mando un bacione, ciao!